Un nuovo percorso a cura di Borbonica Sotterranea, al via da sabato e domenica è attivo in ogni weekend. Oltre al celebre tunnel di Via del Grottone, scavato al tempo di Re Ferdinando II e che incrocia numerosi ambienti e antichissime cisterne, l'associazione culturale propone una visita guidata all'interno di Palazzo Salerno a Piazza del Plebiscito, oggi sede del Comando Forze Operative Sud ed eccezionalmente aperto al pubblico. L'associazione culturale Borbonica Sotterranea, che gestisce, come immagino sappiate, la Galleria Borbonica, ha deciso di uscire dagli inferi, di salire nel mondo di sopra e creare un'altra opportunità per valorizzare la città, in particolare la zona di Piazza del Plebiscito, che è un obiettivo di questa amministrazione. Così col mio gruppo di uomini siamo venuti qui, abbiamo fatto un meraviglioso accordo col comando dell'esercito italiano che ha sede qui per poter aprire questo palazzo ai napoletani. Saranno i volontari, gli angeli di Napoli, a venire qui la domenica mattina a ripulire tutto per poter creare un unicum palazzo sottosuolo. Poi qui, sempre col comando, poiché sono intenzionati a aprire le porte di tutto questo, di questo palazzo ai napoletani, stiamo pensando anche di realizzare degli eventi. Un'altra Napoli che si collega tutta dal sottosuolo e quindi scoprirla un poco alla volta con le cavità che vanno dal Rinascimento fino ai giorni nostri è una cosa molto bella. Innanzitutto consentitemelo per noi napoletani, perché sono dei luoghi che ovviamente innanzitutto gli abitanti di questa città impareranno a conoscere, e anche per i tanti turisti, perché diventa un fattore di attrazione mondiale, perché non so quante altre città al mondo hanno una città sotterranea.